Matti da slegare è la versione italiana di una commedia norvegese, intitolata Elling e Kjell Bjarne, di cui esiste anche una bella versione cinematografica che, se non ricordo male, nel 2002 è stata candidata all'Oscar per il miglior film in lingua straniera. La trama e i personaggi rimangono grosso modo gli stessi, così come rimangono gli stessi i temi e il registro narrativo. Si tratta appunto di una commedia. Ma di una commedia che vuole far riflettere su temi complessi, drammatici, come la malattia mentale, l'emarginazione, come i meccanismi di esclusione e inclusione sociale. Matti da slegare ci fa guardare a questi problemi con uno sguardo lieto e ottimista, con uno sguardo a tratti anche molto poetico, c'è da dire. Ci mostra un mondo possibile in cui i dolori vengono superati e i conflitti sciolti, in cui la società riesce davvero a integrare il diverso e a fargli esprimere le sue migliori qualità umane. Credo però che il modo migliore per avvicinarsi a questo spettacolo, per arrivarci nel modo più consapevole, sia fare un passo indietro. Fare un passo indietro e cercare di cogliere tutta la questione in tutta la sua complessità storica. Il titolo dato alla versione italiana di questa commedia, Matti da slegare, appunto, può sembrare un semplice gioco di parole, ma non lo è in realtà una citazione. Matti da slegare è infatti anche il titolo di uno straordinario documentario del 1975 che fu firmato tra i vari da Marco Bellocchio e Silvano Agosti. Si tratta di uno dei grandi esemplari del cinema di denuncia degli anni 70, di un'inchiesta che intendeva innanzitutto documentare le disperate condizioni delle persone recluse nei manicomi e che soprattutto voleva perorare le ragioni di quel movimento di riforma che avrebbe portato alla promulgazione nel 1978 della famosa legge Basaglia, la legge che ha chiuso i manicomi e ha dato inizio al sistema di presa in carico della sofferenza psichica che ancora oggi è vigente, quello col quale abbiamo familiarità. Il documentario di Bellocchio lo trovate in versione integrale su YouTube e anche in altre pagine web dove lo si può guardare gratis. La commedia Matti da slegare sarà in cartellone al Teatro Carcano fino al 13 marzo. Il mio consiglio quindi a questo punto è di provare a guardarli insieme e chiedersi se in qualche modo siano parte di uno stesso movimento, se elaborino un discorso comune sulla sofferenza psichica, sull'accoglienza del diverso e sul significato profondo della cura.